Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. L'ha detta chiara, ma insomma, io devo dirti, grande stupore, non lo proverei. Ti dico perché. Giorgia Meloni è andata a Kiev e ha ribadito la sua posizione, che è chiara, inequivocabile da ormai dall'inizio della guerra. Era chiara ed inequivocabile anche quando era guidava l'unico partito di opposizione al governo Draghi. Granitico sempre. Lei sul è sempre tema stata diciamo contro il criminale invasore Putin e a favore del paese invaso, cioè l'Ucraina. Ma i suoi due alleati, noi non possiamo dimenticare chi sono. Uno è uno dei più cari amici personali di Putin. Non parlo al passato perché la sensazione è che Berlusconi si ritenga ancora un caro amico. Tramonca e Lambrusco continuano a sentirsi. Credo che sì. Però voglio dire, sì. Io ce li ho amici personali, carissimi. Il mio più caro amico personale, però ammazza qualcuno e mi faccio due ognuno domandine. Si sceglie no? Gli amici. Ognuno si sceglie gli amici che preferisce. Berlusconi è un caro amico di Putin. Non so che dirti, non ci posso fare niente, diciamo così. È un problema di casomai chi sta con Forza Italia. Salvini, non possiamo dimenticarci che era uno che girava con la maglietta e con la faccia di Putin stampata sulla Piazza Rossa. Martina, sì. Esatto. Questi sono i due, diciamo, questa è cronaca, non sto dicendo nulla di straordinario. L'elemento di novità è uno però, e questo sì che può creare problemi al cammino del governo e dell'esecutivo, perché quel sondaggio che tu hai fatto vedere poco fa, cioè quel misterioso sentimento che attraversa parte dell'opinione pubblica italiana, dico misterioso perché non ci dovrebbero essere dubbi con chi stare, no? Tra un paese aggredito e un paese che aggredisce. Ecco, quel misterioso sentimento che fa dire a un po' di italiani, però la Russia, però questi ucraini hanno cominciato un po' a scocciare, e poi parliamoci chiaro, la sensazione è che ragionino così per motivi non di geopolitica, certo, ma banalmente perché gli è aumentato il prezzo del gasolio, perché gli è aumentato il prezzo del latte, perché però i riverberi... Per dirti, secondo me c'è anche un tema di paura. Quando quella frase di Romeo, escludi la paura, perché la gente fa ragionamenti molto più basici, credo. Io, secondo me, è da escludere. Il punto qual è? È che questo sentimento, che come tu segnalavi prima, attraversa il paese, si chiama consenso elettorale, consenso politico. E allora è chiaro che due partiti che hanno subito l'onta di Fratelli d'Italia, che l'ha passati al tritatutto alle urne, è chiaro che lì intravedono la possibilità di una rivincita. E quindi immediatamente, come avrei notato nelle ultime ore, nell'ultimo paio di giorni, alle parole drammatiche di Berlusconi, dico drammatiche usando una definizione lieve, perché sono ben peggio, sono molto pericolose, molto peggio che drammatiche, si unisce la Lega, che ieri fa dei distinguo, insomma, come se ci fosse qualcosa da distinguere. Questo può rendere davvero complicato il cammino di Giorgia Meloni, che invece ha ribadito ancora una volta di stare dalla parte di chi è stato aggredito. Che poi racconta...